Jacopo Ligozzi è un artista veronese d'origine, di una famiglia che da decenni è una famiglia di artisti e si porta dietro questa sua tradizione. Probabilmente si spostò a Venezia e iniziò a dedicarsi alla illustrazione di piante e animali, che è la parte della sua attività di maggiore fama, che fece la sua fortuna. Lui era in particolare specialista di pesci e uccelli e di piccoli mammiferi. In queste opere dà prova di una capacità di straordinaria ripresa mimetica del naturale. Lavorava avendo di fronte a sé le piante e gli animali vivi, ma anche in alcuni casi animali conservati. La sua produzione, anche come pittore religioso, è assolutamente originale. Introduce l'iconografia di nuovi santi. È il caso, per esempio, dell'iconografia di San Giacinto, il cui culto era stato appena introdotto in ambiente fiorentino, ma anche di altri soggetti. Già precedentemente aveva dipinto l'allegoria del cordone di San Francesco per la chiesa di Bosco ai Frati in Mugello. Soprattutto dipinge soggetti che prediligono l'introduzione della figura dell'angelo. Qui probabilmente c'è un rapporto diretto con quello che era invece l'ambiente gesuita, che lancia davvero il culto degli angeli. E l'opera forse più rappresentativa in questo senso è il dipinto con l'allegoria di San Girolamo, adesso conservata presso San Giovannino dei Patri Scolopi, che in origine era la chiesa dei Gesuiti. Le fonti ci dicono che questo dipinto era destinato all'altare dove si sarebbe svolto appunto il culto dei santi, e successivamente però fu rimosso e sostituito da un nuovo dipinto degli Ligozzi, molto più tradizionale, che raffigura in maniera iconica i tre arcangeli e dà ai lati due piccoli laterali che sono presenti in mostra all'interno della stessa cappella. Ma quella che viene descritta come la prima idea, poi in qualche modo non accettata, quindi il primo dipinto che poi ebbe un altro destino, è veramente straordinario, perché raffigura un San Girolamo all'interno della sua grotta, quindi concentrato in quella che già diventa un'estasi mistica, con questa figura enorme di angelo che lo sostiene, che diventa quasi l'attore principale della scena. Questo è un dipinto peraltro meraviglioso, che contiene una serie di spunti assolutamente vari, eterogenei. C'è una descrizione della stessa grotta con una serie di oggetti, libri, tanti piccoli insetti, una teoria di scorpioni che si muovono verso il grande teschio con il cappello che identifica il santo. E veramente ci sono tantissimi elementi che sono tipici di questo artista e che danno l'idea anche della levatura e dello spessore anche come pittore religioso.